Allora, proprio un commento rapido, perché dopo non entriamo nell'elettronato messaggio. Noi cittadini dovremmo studiare come i nostri nonni hanno ottenuto i diritti che oggi noi godiamo. Avremmo molto da imparare. Un po' questo si rifà al discorso di prima delle pensioni, quindi la battuta ci Questo, no, sta. questo mi piace molto perché è uno dei nostri compiti. Come sindacato dei pensionati noi andiamo nelle scuole. Andiamo nelle scuole rispetto alla memoria, quindi è un tema che è attualissimo. Tra l'altro oggi è la Assolutamente. giornata della memoria, quindi non solo per ricordare quello che è il sistema dei valori della nostra Costituzione, ma per ricordare e trasmettere, no, una condivisione rispetto a evitare che si ritorni a quei tempi bui, no? Ma nel parlare e incontrare le giovani generazioni, noi raccontiamo anche quelle che sono le nostre esperienze, che sono esperienze appunto di battaglie, perché ricordiamoci insomma che abbiamo conquistato lo statuto dei lavoratori, abbiamo portato la democrazia nelle fabbriche dove prima non c'era, perché la democrazia del lavoro è lo specchio della democrazia nella società. Purtroppo sono peggiorate fortissimamente le condizioni di lavoro, e questo è un tema insomma, che da solo meriterebbe un Sì. approfondimento, ed è peggiorata complessivamente la situazione nella società. Si vive questa situazione in solitudine, i giovani non si riconoscono nell'altro e quando anche riconoscono che anche l'altro ha gli stessi problemi, sono una partita IVA, sono pagato male, non riesco a farmi pagare, non ho i contributi, non ho una prospettiva e magari anche il mio, no, anche il mio amico è così, però non si riesce a fare quel passo di dire uniamo le forze per conquistarci assieme un diritto. Questo è un tema che ci interroga molto come sindacato. Noi vorremmo e stiamo lavorando per fare in modo che si vinca questa sensazione di essere da soli e di dover lottare da soli per unire le forze, perché la nostra storia ci insegna che questo ha portato a risultati. Le grandi conquiste sociali nel lavoro, ma anche, no, penso anche al divorzio, insomma, no, sono frutto, o l'emancipazione delle donne, sono frutto di un'evoluzione che è partita dal basso. Allora, dobbiamo partire da noi. E quindi mi riallego anche appunto al tema della responsabilità che ognuno di noi può agire. Lo agiamo nel voto, lo agiamo nella partecipazione attiva ogni giorno. Le nostre sedi dei pensionati nel territorio sono aperte. Noi siamo circondati da tanti collaboratori, ma siamo aperti ai pensionati che vogliono impegnarsi. Trovano un luogo Quindi diventare accogliente. attivi, Sì, praticamente. trovano un luogo accogliente nel quale anche dare un senso, insomma, anche a questa trasmissione di esperienza che è indispensabile in una società. Per non perdere quello che si era conquistato, Certo, assolutamente. per non arretrare. Esatto, per non arretrare, come dice il nostro telespettatore o telespettatrice. Buongiorno, vi stavo ascoltando e francamente credo che abbiamo davanti una data epocale. Si andrà a votare di nuovo. Ebbene, cerchiamo di scegliere chi ci permette di far, di lasciare, di ci permettere di far lasciare più soldi sulle nostre pensioni, Franco da Padova. Vabbè, qui non commentiamo niente perché entriamo più nello No, credo, ecco, specifico, magari appunto, comunque. visto che il tema delle pensioni Beh, sì. è un tema caldo, lo è anche per noi, magari se avremo un'altra occasione Assolutamente. di fare uno specifico sulle pensioni, probabilmente insomma No, no, ma ci dedicheremo ce proprio un capitolo n'è a sé stante perfetto. perché questo è senza dubbio molto molto importante. Altrettanto importante comunque riguardo agli anziani, quindi come mantenere intatta la propria pensione senza perdere con delle truffe, vero segretario? Questo è un altro tema Certo. rilevante perché purtroppo perché questi anziani sono così vittime predestinate? Perché sono più ingenui, in realtà dovrebbero essere quelli un po' più scaltri, più attenti, vista l'esperienza che hanno maturato. Invece, poveretti, Beh, allora guardi, faccio i dati ci una dicono. brevissima premessa, perché è bene parlare delle cose che vanno male, ma anche dare un segnale di ciò che non va poi così male, anche se non potremo mai parlare di positività quando parliamo di reati. Però va registrato il fatto che negli ultimi anni, progressivamente, il numero complessivo dei reati in Italia diminuisce. Quindi partiamo da questo Sì. presupposto. Nel 2017 sono calati di poco sopra il 9%. Calano in particolare i reati più gravi, a cominciare dagli omicidi, agli altri gravi, e all'interno di questa dinamica di complessiva riduzione è vero che si registrano degli aumenti, aumenti in particolare delle truffe, truffe e frodi Infatti. informatiche vengono analizzate in un unico contesto e all'interno del numero generale delle truffe e delle frodi informatiche aumenta il numero
di quei reati che vedono come vittima le persone anziane, gli over 65. Va anche detto però che il dato percentuale di vittima ultra 65enne rispetto al dato generale è all'incirca del 10%. Tutto questo non per dire che le cose sono positive, ma perché piace, almeno a noi che facciamo sindacato, ma siamo anche operatori di polizia, vorremmo che le cose venissero inquadrate nella giusta dimensione. Ecco, io qua ho dei dati che vengono dalla Polizia di Stato, Ministero dell'Interno, riportati dal Corriere della Sera, che dicono che le truffe agli anziani, che sono 13.037.000.000 gli over 65 anni residenti in Italia, quindi stiamo parlando non di noccioline, ben il 21,9% di tutta la popolazione. Sono passate dal 2014 al 2016 più 38,7%, quindi sono cresciute a livello veramente esponenziale. Sono aumentate tantissimo, su questo siamo veramente d'accordo. Il perché è facilmente intuibile: la persona anziana ha due handicap. Uno, spesso la solitudine, e quindi il rapportarsi con situazioni che sorprendono possono trovarlo impreparato. Due, anche con una oggettiva diminuzione di capacità magari di reazione e di discernimento, perché nella fascia degli anziani, se vogliamo chiamare tutti anziani gli over 65, però poi è l'età più elevata quella che registra il dato di vittimizzazione maggiore, e parliamo degli ultra ottantenni. Esatto, la giustizia inesistente, appunto, viene messo in galera chi si difende, mentre il ladro libero e risarcito. Ma non vi sentite ridicoli? Sono rumeno e da noi ridono di ciò. Da questo punto di vista si riallaccia al discorso che stavo dicendo. Quindi potrebbe essere una mancanza della certezza provocazione che è meglio non raccogliere in questo senso, nel senso che... Ma la certezza della pena più che altro. Esattamente, questo se andiamo a fare un confronto anche tra le pene edittali previste dal codice penale italiano piuttosto che spagnolo, francese, inglese o svizzero, vediamo sicuramente viene prevista una pena maggiore come base. In Italia si va dai 6 mesi ai 3 anni, negli altri paesi che ho citato si parte come minimo da un anno fino a 5 e quant'altro. Però anche in Italia abbiamo poi tutte le circostanze aggravanti, ad esempio nel 2011 è stato introdotto l'articolo 624 bis, che poi viene ripreso anche nel campo delle truffe e di altri reati nei confronti delle persone, in cui sono state proprio inserite delle circostanze aggravanti quando il reato viene compiuto nei confronti di persone deboli, e quindi con deboli si intende anche la persona anziana, quando il fatto viene compiuto quando la persona sta per utilizzare o ha appena utilizzato i servizi postali, bancari o il bancomat, quando il fatto avviene ad esempio in abitazioni, in questo caso parliamo del furto. Quindi ci sono tutta una serie di circostanze che anche in Italia aggravano la pena, quindi non è tanto un aggravare la pena edittale prevista dal codice penale quanto l'efficienza dell'attività processuale, quindi andare a processo in tempi ragionevoli e arrivare a sentenza in tempi ragionevoli. Dopodiché sicuramente c'è anche la parte dell'esecuzione della pena. Perché le forze dell'ordine stesse si sentono, tra virgolette, prese in giro dal momento in cui prendono una persona che commette un reato, eccetera, se lo trovano il giorno dopo che circola per strada. Non c'è dubbio che un certo scoramento lo avvertiamo, cioè, sarebbe assolutamente impossibile non confermare questo dato. Ciò non toglie, voglio dire, che non dobbiamo perdere di vista tutti quanti il contesto generale, perché viviamo tutti, siamo una società, siamo pieni di contatti, di relazioni. E allora, accanto alle cose negative che dobbiamo assolutamente migliorare nel contrastare, nel combattere, nel dare a tutti delle condizioni di vita migliori, non dimentichiamoci mai che comunque viviamo, perché altrimenti parliamo d'altro, viviamo certo in una regione tra le più sicure d'Italia, l'Italia è uno dei paesi più sicuri d'Europa e l'Europa è il continente più sicuro del mondo. Quindi non vediamo solo ed esclusivamente, non dico il bicchiere mezzo vuoto, ma addirittura vuoto, completamente vuoto, la realtà è diversa. Il tasso di omicidi in Italia è incomparabilmente, cioè non può essere messo a confronto con quello di altri paesi europei, soprattutto quelli dell'est, ma non solo, per non parlare poi degli Stati Uniti o di altri paesi. Quindi il contesto è questo, siamo pieni di problemi sicuramente. Nei confronti degli anziani c'è una particolare attenzione negativa da parte di un certo tipo di criminalità, che peraltro è in larga parte italiana, perché il truffatore per antonomasia è una persona che
te la racconta, che ti racconta una storia, che ti raggira in una qualche maniera, e lì necessariamente bisogna riuscire a entrare in una dinamica anche linguistica, anche di gestualità, vicina al territorio, certo, vicino alla persona, vicino al territorio. Ecco, voi avete fatto un vademecum in un progetto proprio anche congiuntamente allo SPCGL, Non ci casco, quindi Non ci casco in queste truffe, in questi raggiri, in cui avete riportato le truffe più comuni. Sì. E, siccome si rilascia questo discorso che stava dicendo, vediamo un po' di raccontarle brevemente in modo che chi ci ascolta capisca di cosa stiamo parlando, che magari a volte una pensa alla truffa, certo, chissà quale tipo di raggiro, con un quale tipo di contratto arzigogolato, invece stiamo parlando di cose molto molto semplici e comuni. Più delle volte sono estremamente semplici. Noi abbiamo realizzato alcuni anni fa questo vademecum che, trasformato in slide, ci aiuta, perché poi comunque non siamo dei comunicatori ma siamo dei poliziotti, ci aiuta anche nei momenti di incontro che facciamo con gli anziani nelle varie leghe in giro per la regione in questo caso, e sono appuntamenti molto interessanti perché troviamo sempre le sale piene, ma soprattutto le persone interagiscono con noi, poi si crea un dibattito e alla fine è molto positivo anche per noi, perché ricaviamo una profonda gratitudine, una profonda soddisfazione da parte delle persone che sono venute. Allora, troppo qua, così lasciamo in sospeso, così i nostri telespettatori suspense ci seguono tra poco. Pubblicità, un attimo che leggo il messaggio, un altro messaggio che è arrivato, poi andiamo in pubblicità. Come fate a paragonare la giustizia italiana a quella europea? Vediamo tutti i giorni quello che succede: ladri liberi e risarciti, le vittime nel carcere della propria casa, rubano e il giorno dopo sono liberi, li vedi passeggiare tranquillamente e devo sentirmi sicuro. Percezione di sicurezza comunque altissima, questo è purtroppo un dato di fatto. Pubblicità, pochi secondi, poi vi raccontiamo, anzi il nostro segretario del sindacato di polizia ci racconterà alcuni casi concreti, quindi fate particolare attenzione, tra poco.